Allora, come com dicevo, non, non mi voglio arrabbiare, ma poi, poi dopo ti do un'indicazione precisa. Ehm, perché la luna non funziona secondo me? Non funziona anche perché nel momento più difficile un certo Lautaro Martinez, giocatore ambito da tanti top club, firma il rinnovo mentre Lukaku scappa e ci fa salutare da Pastorello. Ci siamo, vabbè, cinese doveva vendere, tutto quello che ti pare, però comunque Lukaku. Eh, decide di andare via, c'è cioè, chi diceva, eh ma poteva rimanere a Chimi, no? il Cinese doveva vendere a, a quei tempi poteva ancora vendere a differenza di oggi. Non c'erano tutti questi pegni no? che ci sono ora, quindi, Lautaro Martinez rimane e Celimane tira avanti la baracca, soprattutto l'anno scorso. Cioè, Lautaro Martinez e Geco, hanno tirato avanti la baracca in due, perché il ballerino non lo vogliono nemmeno contare. Il ballerino ha fatto due gol a Verona dove io. Potevo tranquillamente dire anche la mia contro il Verona, ho tutto rispetto per il Verona. Ballerino scomparso, stessa cosa di, di quest'anno, perché sappiamo tutti chi è il ballerino, no? Quando io su YouTube dicevo non prendiamo né Gosenz. Ah, tra l'altro altro infortunio, perché non tiene più di due partite di fila, ragazzi! È inutile stare a girare intorno alle cose. Bisogna affrontare la verità. È inutile che tu mi butti la polvere sotto il tappeto, Gosens fisicamente non tiene più. Appena spinge un po' più del dovuto, lui due tre partite si rifà male. Ottavo infortunio Cosenz. di cosa vogliamo ragionare? Vuoi ti parli del ballerino? Lasciamo per... Lasciamolo perdere il ballerino è eh? meglio. Sono 60 milioni buttati nel cesso e tirata la, la vecchia catenella che c'era una volta, no? Quindi Rosaro Martinez rimane, rinnova, tira avanti la carretta. Si vede arrivare Lukaku dopo un anno che ha fatto panchina perché. Tuscel non lo voleva vedere nemmeno dipinto su un muro dopo che, per il suo gioco, si è reso conto che mh, non poteva, sicuramente, essere funzionale perché lo sappiamo tutti. Romelus, se te lo schiacci in aria, gli togli gli spazi e se non è al 100%, giochi in 10. Lo hai visto in queste partite, no? cioè È un punto di riferimento per i difensori, ma in senso negativo per noi perché è marcabilissimo, soprattutto quando si appoggia ai difensori. Perché non è in forma e, e, e quando si gira il difensore sa già dove va perché è macchinoso e lento. E quindi la faro Martinez si vede tornare Luca, a ah, 8 milioni e mezzo. C'è cioè più pagato della serie A, calciatore più pagato della serie A. La faro Martinez, secondo te, come la deve prendere questa cosa qui? Non ci sono più i bracci e gli abbracci e c'erano un parrucca, un conti, lo vedi? Lukaku deve battere il rigore, parla con l'allenatore, non va da Martinez come ti ho detto stamattina. Quindi cosa vogliamo ragionare? Ma è normale quando te non hai più una lira e come dice Repubblica rischi il fallimento? Lo dice Repubblica, non io. Lo scrive Repubblica tre settimane fa. È normale che tu debba prendere qualcuno per arrivare a 11. Hai venduto Asadai per prendere un anno a noleggio di Lukaku. e questi sono i risultati. Perché ad oggi la Lula è un fallimento clamoroso da parte di Lukaku sicuramente non da parte di Lautaro Martinez quindi di cosa vogliamo ragionare ma io dico chi è lì che, che fa queste cose che sa che comunque i cinesi non ha più una lira che se ne sta andando e che ha distrutto l'Inter a livello economico creando questa voragine debitoria ma non pensi che prendendo Lukaku e mettendolo lì con due milioni in più in fondo all'anno rispetto a Lautaro Martinez tu possa creare qualche incomprensione sono te Lautaro Martinez sei contento? Rimane, tira avanti la baracca, si accontenta di sei e mezzo, si arriva a quest'altro otto e mezzo che aveva deciso di andare via, ci fa salutare da pastorello, cioè ragazzi ma è normale, ma cosa vi aspettavate? voi? La riprova l'abbiamo avuta la settimana scorsa quando Luca deve battere il rigore e non va da Lautaro, è importante questa cosa qui, va direttamente da Inzaghi e Inzaghi allarga le braccia perché alla personalità e, e i zaghi purtroppo in certi casi di un canarino di cosa vogliamo ragionare? per quei fenomeni che ti, che ti hanno detto vabbè anche se non riguarda nessuno sono eh, tutto quello che ti pare ma comunque basta con questa attiva informazione e tra l'altro segnatevi chi vi sta dicendo e torna a conte vi eh? prendo la responsabilità segnatevi i nomi di chi vi sta dicendo e torna a conte perché poi vi renderete conto che non hanno mai saputo nulla per quello riguarda la fase debitoria, visto che abbiamo sforato ormai il suono e ci stiamo dirige dirigendo a Mach 2, come dicevano i ragazzi in chat stamattina. I debiti dell'Inter sono questi, vai pure a controllare. Poi Effenberg te lo spiegherà meglio perché in questa settimana faremo una live. Arriva la live in questa settimana. 881 milioni di debiti dell'Inter come da ultimo bilancio, dati ufficiali. Più 342 milioni di perdite rinviate. Cosa sono le perdite rinviate? Ce l'hai esempio in mille proroghe? Giusto? Per le aziende? Ok, quindi i 342 di perdite rinviate hanno rinviato grazie a mille proroghe. La copertura di perdite a bilancio degli ultimi esercizi. Ci portiamo dietro quindi questi 342 milioni. Quindi prendi la calcolatrice, fai 8,81 più 3,42 più 328 milioni di debito in diretto prestito top 3 quindi prendi la calcolatrice fai 881 più 342 più 328 e vedrai che viene un miliardo e mezzo di debito siete liberissimi di venire qui sotto il video oppure quando faremo la live con fm che con i ragazzi di dire avete detto delle cazzate. c'è chi ti ha detto l'Inter l'intera solo 300 milioni di debito. a proposito di quell'altro che ho buttato fuori dal canale perché aveva delle amicizie che a me non piacevano, non per nulla, un foglio filmato dove io dico, io nei, nei, nei suoi marchi ingegni non c'entro niente, quello che ho silurato la canale, sì, quello che ho detto vai fuori dai coglioni, io aspetto ancora il 7 di gennaio del 2023 Jupiter e lo sponsor da un miliardo e dovevano venire in Italia, dove sono? Questi vorrebbero essere anche credibili. Lo chiedo all'amico del truffatore, dov'è Jupiter? Dov'è lo sponsor da un miliardo che il 7 di gennaio doveva arrivare a Milano? Dove sono? Perché gli arabi ancora non ci sono, per amor di Dio, non è arrivato nessuno. Ma gli americani si sponzono da un miliardo, dove sono? Visto che anche i giornalisti no, segnati all'albo hanno parlato di quattro due diligence, chi ha fatto queste quattro due diligence? Chi sono i nomi di questi quattro due diligence? A che punto siamo? Perché è facile lanciare il sasso e scappare e cambiare sempre versione. La Superlega dov'è? I raddoppi di zang, il bond rifinanziato, dove sono, visto, che non ci sono gli arabi, ma mi dite dove sono tutte queste altre cose? Vi saluto, ragazzi. Ciao, Viter.